Amici, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi non sono sola, come potete vedere, c'è una Debora. E siamo nella mia camera. Perché è da tanto, da quant'è? Sarà Quasi un anno. quasi un annetto che stiamo cercando di Cominciare. cominciare questa nuova rubrica che si svilupperà sui nostri canali e anche sul canale di Giorgia, che oggi non c'è purtroppo, che si chiama Amore. The Tea Talk. Tea Talk! E infatti abbiamo qui i nostri tè, aspetta, adesso li prendiamo. È strano questo tè. L'odore sa di pere e caramello, Sì, però non si sente però il tantissimo. sapore no. In cosa consistono questi tea talk? Ovviamente, come dice il titolo, è un talk, quindi dove parliamo, veramente avevamo voglia di avere uno spazio su tutti i nostri canali dove parlare, dove darvi consigli, sentire le vostre opinioni, anche Ricevere dei consigli, sì, perché ci ricevere dei sono alcune consigli. situazioni su cui magari anche noi abbiamo bisogno. E anche ovviamente sentire le opinioni, io la sua, lei la mia, quelle di Giorgio, insomma, di confrontarci su vari Come argomenti. se non parlassimo già abbastanza tutto il Infatti è giorno. nato proprio dal fatto che noi ci confrontiamo tantissimo su diversi argomenti e volevamo portare questo anche sul canale, quindi che elude un po' dal beauty, da tutto quel mondo che ci piace Sì, anche per tantissimo. conoscerci un po' di più, Sì. perché secondo me, lo dissi anche in un video, chiacchierando di cose un po' fuori tema si riesce a conoscere meglio la persona che c'è dietro lo schermo. Quindi ogni video Tea Talk affronteremo un argomento diverso. Ci terremo a sapere quali argomenti vorreste che Sì, infatti. noi affrontassimo. Ad esempio, l'argomento del giorno è L'amore l'amore, però malati. l'amore malato, esatto. E non so se avete qualche altro argomento di cui vi piacerebbe che parlassimo, se Sì. volete delle opinioni, magari siete in una determinata situazione, ci farebbe molto piacere. Come ha detto Deborah, il tema di oggi, in realtà noi siamo così emozionate e ridiamo perché è il primo video che facciamo della serie e perché siamo sempre così. Sì, esatto. Però è in realtà un argomento molto serio ed è appunto gli amori malati. Cosa si intende per amori malati? Quelle relazioni, ovviamente di coppia, nella quale Una delle due persone fa stare male l'altra e l'altra pensa che questo sia amore. Ma in realtà non lo è. Ovviamente parliamo di questo perché tutti e due abbiamo avuto un'esperienza simile, che è un'esperienza che ti segna, secondo me, Sì, nella è una vita. cosa che segna tantissimo e che anche poi nelle relazioni successive segna molto, Sì. perché uno quando capisce di essere stato in una relazione malata, anche perché purtroppo molte persone, io per prima, lo capiscono Quando dopo. ne esci, solo Sì, quando quando ne esci o ne esci. quando ne stai per uscire e poi soprattutto quando poi trovi una persona che non ti tratta in modo malato, che ti tratta come un essere E che ti umano, ama che ti davvero. ama davvero. Perché io sono dell'opinione che quando c'è un amore malato, quello non è amore da nessuna delle due parti. Ci sono tanti tipi di amore malato, secondo me. Uno dei più classici è l'amore di gelosia e possessività, che si vuole avere una persona a livello proprio soltanto di possederla, ma in realtà tu non la ami, quindi le proibisci di fare qualsiasi cosa, la blocchi praticamente nella sua vita. C'è da dire, come ha detto Deborah, che quando si è dentro una relazione malata, che sia, oggi noi parliamo di amore e di Sì, coppia, ma a le volte anche le amicizie sono amicizie, sì. malate o altri tipi di relazioni, quando ci stai dentro è difficile accorgertene. Alle volte, e io parlo per prima, in prima persona per esperienza, anche chi dall'esterno lo vede perché lo vede meglio di voi e ve lo dice e ve lo fa notare. Voi non lo Non lo capite. capite e non gli credete a volte, dite no, ma tu non lo conosci, oppure Sì, no, si ma tu cerca non la sempre di conosci. giustificare. E è una cosa che purtroppo si capisce andando avanti. È brutto perché la maggior parte degli amori malati, appunto molto possessivi, tendono a farti allontanare da quelli che sono i tuoi altri affetti. Quando c'è molta gelosia, spesso l'altra persona tende ad allontanarti sia dagli amici, ma anche dai familiari, ed è bruttissimo. Poi io parlo per esperienza personale, quando si è in queste situazioni si accumula un malessere talmente tanto forte all'interno, almeno per me è stato così, che non si riesce a buttare fuori con quella persona a cui il nervosismo è diretto, ma si butta sulle persone che cercano di aiutarci.
Ad esempio, io ho scacciato tantissimi amici, ho scacciato tanto, tanto i miei familiari e poi anche recuperare i rapporti è Dopo è difficile. difficile, si perdono tante amicizie, si perde proprio anche la capacità di stare da soli e di trovarsi in Perché situazioni diverse. quando ci sono questi rapporti malati, è fondamentale, quando ci sei dentro, stare con l'altra persona, nonostante questa persona ti faccia del male invece che del bene, o ti faccia molto più male rispetto a quanto ti faccia del bene, non riesci a stare senza questa persona, perché pensi, quando ci stai dentro, che quello sia l'amore. Pensi che quello sia quello di cui tutti parlano, pensi di essere innamorata e che lui lo sia, o anche il contrario, donna uomo, donna donna, è uguale. Però in realtà ti accorgi dopo che l'amore è un'altra cosa. L'amore non fa stare male. Non si deve stare male, non si deve stare sempre a Soprattutto non si deve stare piangere male più di quanto si sta da bene, soli, perché ad esatto. esempio io ho capito di non aver amato la persona con cui stavo prima dal momento in cui ho iniziato a amare la persona con cui sto anche adesso, e è stato sin da subito completamente diverso. Come hai detto tu, il fatto dello stare meglio di quando stai da soli, noi partiamo dal presupposto, e su questo l'abbiamo capito a spese nostre, e l'abbiamo capito e abbiamo questa cosa in comune, che la pensiamo così. Noi stiamo bene da sole. Se dobbiamo stare con qualcuno, dobbiamo stare meglio, non dobbiamo stare peggio di come stiamo da sole. Quindi il primo consiglio comunque che vi diamo, secondo me, è riflettere, prendervi dei momenti per voi e ascoltare i consigli delle persone esterne che vi amano, quindi i vostri amici stretti, i vostri familiari. Cercare di capire un attimo se queste persone vi dicono una cosa, vi dicono: guarda, questa persona ti sta facendo male, secondo me dovresti allontanarla. Non dare per scontato che non abbiano ragione, ma rifletterci, provare ad estraniarsi e vedere oggettivamente le cose come stanno. Il primo passo per uscire da una relazione, da un amore malato, è rendersi conto che stai vivendo un amore malato. Esatto, Quindi. anche almeno per me è stato così. Io ho iniziato a capire quanto fosse malato il rapporto in cui ero nel momento in cui mi sono presa del tempo per me stessa ed ho visto com'era la Deborah al di fuori di quella relazione. Io sono stata anche fortunata perché ho avuto una spinta dall'esterno a lasciare andare via la persona con cui stavo perché partì per un campo scuola e quindi ci fu un distacco proprio completo nel quale io non rispondevo al telefono, mi ero proprio presa del tempo per me e poi diciamo che io ho avuto anche la fortuna nel frattempo di trovare la persona che spero sia la persona della mia vita. Oh, la P. Lo Sì! sai che anche per me è stata la stessa cosa. Nel senso, io, questa relazione che per me era malata è una relazione a distanza. Ovviamente non è Bunny. Tutti magari adesso dicono: no, ho avuto un'altra relazione a distanza, e che poi sono le uniche due relazioni che ho avuto, quella di adesso e questa Sì, di anche per prima me. sbagliata. E quindi il distacco c'era sempre, e non c'era mai, perché in realtà, quando chi vive una relazione a distanza lo sa. Il sentirsi c'è sempre. Non ho avuto quel tipo di distacco, di lontananza, però io me ne sono accorta e sono riuscita ad uscirne da questa relazione quando era estate, e quindi non solo c'era il distacco fisico, perché io quello lo avevo comunque tutto l'anno, ma c'era anche la compagnia delle persone, delle mie, ad esempio, migliori amiche di prima, che comunque adesso vedo di meno, però sono sempre molto importanti nella mia vita, che vedevo d'estate. Stando con loro, passando del tempo con loro e staccandomi un po' da lui, mi sono resa conto di quanto quello che mi dicevano i miei familiari, quello che mi dicevano le mie amiche, era vero. Sì, C'è esatto, da è dire stato anche così anche che per me. io, cioè, prima di chiudere con questa persona, cioè, sono arrivata quasi al limite, sono successe cose brutte. Quindi sarei stata veramente stupida a non allontanarmi, a non capirlo così palesemente, perché ormai si era superato un certo tipo di livello che in una relazione non si deve mai, cioè non si deve mai arrivare alle mani in una relazione. E se ci si arriva una volta, mai giustificare quell'atto della persona, che sia da parte di uno o dell'altro, mai giustificarlo, perché sicuramente e certamente lo rifarà. A parte che anche se è una sola volta non deve No, non va bene, lo succedere. so, io Ma se voi sono pensate molto di andare contraria. avanti perché quella volta era veramente nervoso,
non lo farà mai più, no. No, no. Lasciate subito stare. Sto un po' tremolando perché mi riconosco molto nelle sue parole, purtroppo, perché sì, purtroppo abbiamo avuto delle esperienze molto simili. E quando parliamo di queste cose, perché noi ne abbiamo sembra che abbiamo vissuto la stessa vita per alcune parti. E tra l'altro anche i nostri attuali ragazzi sono simili per alcuni aspetti. And this is so freaking creepy. ma capisco molto quello che dice e sono d'accordissimo, perché se c'è una cosa su cui posso davvero testimoniare è il fatto che su qualsiasi cosa brutta, malata, non è soltanto questione di una volta, andrà sempre avanti e purtroppo andrà sempre peggio. E questa è una cosa che io spero che le ragazze capiscano, specialmente io non so quanti anni avevi tu. Io avevo 15 anni, dai 15 ai 17, penso. Io... No, aspetta, scusa, dai 16 ai 18. Più allora, io dalla terza media tu eri più piccola, al secondo liceo, calcolando che ho fatto due volte il primo liceo, quindi anche lì si tratta di 3 anni e mezzo. E ero molto piccola io, quindi ero anche molto stupida. Tra l'altro, a questa relazione malata si sono aggiunti tantissimi miei problemi personali che non riguardavano proprio nessuno, riguardavano esclusivamente me e che hanno appesantito ancora di più la situazione, e per me questa relazione era anche un po' un qualcosa a cui appigliarmi, perché mi distraeva totalmente dal resto in modo negativo. Io dico la verità, io ho passato anche un periodo della mia vita dove pensavo che, siccome ci stavo dentro ed era talmente forte, perché comunque nonostante siano brutte come emozioni, sono forti, però non me ne rendevo conto che erano brutte. E io in un periodo della mia vita pensavo, per me amore uguale dolore. Lo dico perché magari tante ragazze si trovano nella stessa situazione e dicono, vabbè, ma no, l'amore non è uscire, stare bene, andare al cinema. Ah, tra l'altro, voglio dire una cosa. Io sono stata in una relazione nella quale non ho mai avuto un appuntamento, sono uscita, sono stata più di 3 anni con questa persona e non siamo mai usciti. Mai. Sempre a casa. Siamo andati una volta al cinema con degli altri amici, basta. Tra l'altro ci sono state... Ci si chiude anche troppo. Sì, ci si chiude tantissimo. Io stavo praticamente tutti i giorni con lui e basta. Tutte le volte che provavo ad uscire con un'altra persona era una litigata in mani. Cioè... Io ero stracontrollata. Voleva sapere i nomi delle persone con cui uscivo, voleva sapere se erano uomini, e se erano uomini dovevo dirgli chi erano, perché stavano lì. È veramente una situazione brutta, scomoda. La mia... situazione era molto di possessività, non era amore. La persona che sta con voi e vi fa del male, nel senso che non vi fa vivere bene, non si deve arrivare alle mani, non si deve arrivare al tradimento prima di lasciarlo. Io l'ho capito con l'esperienza, e quindi se la mia o se la sua esperienza può servirvi a qualcosa, fermatevi prima. Lasciatela prima con la persona, prima che vi faccia ancora di più del male. Io penso che... uno dei motivi per cui stiamo facendo questo video appunto è cercare di aiutare anche lontanamente una persona di quelle che vedranno il video, comunque di darle conforto, perché penso, e non soltanto parlando della situazione amori malati, ma anche di tanti altri topic, se io a quell'età e in quel momento avessi sentito qualcuno parlare della stessa situazione che stavo vivendo, probabilmente ne sarei riuscita ad uscire prima. Esatto, e meglio. Anche perché tutte le persone che ti danno dei consigli, che cercano di starti vicino ad aiutarti, la prima cosa che pensi, la prima cosa che pensavo io è che comunque tanto questa persona non sapeva di cosa stava parlando, perché non viveva la mia situazione, non viveva la persona con cui stavo, cercavo a parte di giustificarlo sempre, ma poi dicevo dentro di me, sì vabbè, grazie del consiglio, però... Che ne sai tu di quello che sto vivendo io? Invece, siccome noi vi stiamo veramente ci stiamo veramente aprendo, vi stiamo raccontando sì, le è nostre molto cose. Difficile. Sì, stiamo cercando ovviamente di filtrare il tutto, però l'abbiamo passata come situazione. E primo, è possibile uscirne? Sì, secondo, assolutamente. Se ve ne rendete conto, cioè è importante rendersene conto, secondo me. Sì, la prima cosa è appunto e rendersene conto ed accettare la situazione. Una volta che si è accettata la situazione, bisogna fare di tutto, farsi forza e chiudere la cosa il prima possibile. Io, come vi dicevo prima, una volta tornata da questo campo scuola, ho chiuso immediatamente i rapporti. È stato un giorno molto strano, molto difficile, perché specialmente se con quella persona ci state da tanti anni,
A me personalmente non è finita male, nel senso strilla, parolacce. Lui ci è rimasto tanto male, ma io mi sentivo bene. Era come se mi fossi tolta un peso dalle spalle enorme, perché sapevo che basta, era Ma tu finita. il giorno che hai detto basta, dopo non c'è mai più stato. Cioè, il giorno che hai detto basta era basta. No, non era basta, non per me. Questa persona ha cercato per un annetto circa di contattarmi tramite amici, mi ha chiamato. Si è fermato soltanto nel momento in cui era palese che io stavo con un'altra persona. Io una cosa voglio dire: quando si esce da queste relazioni malate, a meno che non si è al 100% fuori dalla cosa e consapevoli del fatto dello stare bene da soli, Che è poi senza quella difficile persona, subito. sì. Appunto, non bisognerebbe, secondo me, buttarsi subito dentro un'altra storia o comunque fare molta attenzione. Io mi sono messa con il ragazzo con cui sto adesso, con Pete, perché... Hai finito il tempo? Sì, da mezz'ora. Cioè, cammella. Perché comunque era una persona che io conoscevo da tanti anni, ero sicura sin dal primo giorno che non sarebbe stata una cosa così. Così E avrei brutta. perso un'occasione davvero grande, tant'è che sto quasi 4 anni che ci sto adesso e stiamo benissimo. Io invece, quando ho chiuso la relazione con questa persona, io mi ricordo benissimo il momento in cui io mi sono detta: Eleonora, se continui a stare con questa persona, nonostante tutto quello che ti ha fatto e ti ha fatto passare e come stai male, e soprattutto quello che ti ha fatto, punto, vai contro i valori. Vado contro i miei stessi valori, perché sono dei miei valori stare bene con se stessi e non farsi far male dagli altri. Quindi io mi sono detta: se tu adesso non lasci questa persona, non sei te, cioè non sei Eleonora, non te autoriconosci. Quindi io l'ho lasciata. Però da lasciarla, che era estate, a quando sono stata veramente bene fuori e ho smesso di sentirla al 100%, era Pasqua. Quindi quanto è passato? Tanto, 9 mesi? Tanto, sì. 9 mesi, tanto comunque è passato. Il mio consiglio è spassionato, soprattutto se vivete nella stessa città, ma anche non, perché a me, appunto, eravamo lontani. È una volta che prendete la decisione, portatela avanti, perché la persona con cui sono stata e che ho lasciato ha continuato per tanto tempo, Sì, dovete ragazze. avere proprio Non la avete forza idea di di quanto volontà tempo ha di dire continuato basta. a cercarmi, a volermi, a rimettersi insieme, perché poi queste persone che vi fanno del male, vi fanno stare male, che hanno anche verso di voi un rapporto malato con l'amore stesso e vi vogliono possedere e vi fanno del male anche in altri modi, non accettano di essere lasciati. Sì, siete tipo un trofeo, una cosa che loro Loro li vogliono hanno. avere, anzi, quando li lascerete, che avrete finalmente la forza di uscire da una relazione che vi fa del male e vi distrugge, queste persone vi faranno le peggio promesse di Sì, cambiamenti. oddio, anche per me è stato Ma così. è sempre Cioè, così. davvero vi prometteranno e vi faranno finta anche di dimostrare che sono delle persone Ma diverse. la gente Non non è cambia. vero, non è vero. Io ci ho provato 1.000 volte a dare seconde, terze, 100.000esime possibilità, ma non è vero, anche perché secondo me le persone non si possono cambiare. No. Quindi non Sono sempre credete alle io. false promesse che vi diranno state pronti perché vi diranno di tutto, pur di avervi di nuovo sua. Io anche con Nicola, che ciao amore, ti amo, sa che sta guardando questo video, e mi dice sei mia. Io gli dico sempre no, io sono mia. E poi sono tua quando me va. Sì, perché io Ma in giro sta. da questa relazione malata ho imparato una cosa. Ho imparato veramente l'amore, ho ritrovato l'amore per me stessa e voler star bene in primis con me stessa. Quello che dicevo prima era se state vicini o non vicini, proprio di evitare qualsiasi contatto. Se vi chiamano non rispondete, messaggi non rispondete, se vi incontra per strada vi ferma, non vi fermate, non abbiate paura di dire di no e di No. lasciare questa persona. E Quando avete poi preso la sì. decisione, portatela avanti. Poi un'altra cosa, se il problema principale è l'aggressione fisica, chiedete Denunciate, aiuto, sì. chiedete davvero aiuto, ma parlatene con i vostri genitori o comunque con qualcuno di grande, qualcuno Poi oggi si che ci sa tiene che a c'è anche il voi. reato di stalking, quindi non Sì. c'è bisogno nemmeno di arrivare all'aggressione fisica. Se una persona vi stalkerà dopo che l'avete lasciata perché vorrà tornare in tutti i modi con voi, denunciatela, parlatene con i vostri genitori, parlatene con qualcuno che sapete che vi ascolta. Io vorrei chiudere questo video T-Talk innanzitutto ringraziandovi se siete Sì. arrivate fin qui e se avete avuto piacere ad ascoltare le nostre
storie, insomma. Se volete condividere le vostre, ovviamente a noi farebbe molto piacere, Sì, lasciatelo nei anzi, se commenti. avete bisogno di consigli, proprio perché noi ci siamo passate. Cazzo. Sono patati. Non abbiate paura di scrivere. Vorrei chiudere con l'ultimo consiglio. Se passate o se state passando, o se avete passato una situazione di amore malato del genere, non smettete di credere nell'amore, perché No, è l'amore vero. non è quello che avete passato, è una cosa totalmente diversa. Lo vivrete in futuro, non abbiate fretta di trovare un'altra persona, ma c'è e lo capirete quando lo troverete. Io l'ho capito quando ho avuto l'opportunità di stare con una persona meravigliosa come Nicola. E fu così che il giorno dopo furono single. Ti immagini? E quindi sì, volevamo chiudere veramente con questo messaggio di speranza Sì. perché cioè, l'amore esiste ed è bello e non fa male. Ringrazio tantissimo Deborah per aver partecipato a questo video. Che bello, ora torneremo a fare le E fateci sapere se questa tipologia vi piace con un mi piace, così almeno sappiamo che è una tipologia che vi interessa e ne faremo altri di video del genere, sia sul mio canale, sia sul canale di Deborah, sia sul canale di Giorgia. Vi lascio tutti i link qui in fondo. Probabilmente il prossimo video sarà con tutte e tre sul mio canale e Yeah. sarà un altro topic, magari non così importante, Nella vita. nella vita, ma, in una determinata situazione. Esatto. E anche stavolta ci avremo da parlare, probabilmente anche molto di più, quindi Sì, preparatevi. preparati con il tè, si chiama Tea Talk apposta, perché anche Esatto. voi è meglio che vi preparate del tè per berlo insieme. Ma finalmente mi Esatto. mangio sta crostata alla Nutella O dammene una fetta, va. de Debona. Ecco, grazie per aver visto questo video. Ciao ciao!